Messaggio della preghiera 24/9/2023. Messaggio divino e una luce per il santo cammino. Seguite e non temete se la gloria di Dio voi volete. Siamo arrivati all'abete dove tutti voi lo vedrete. Segni di vita nuova dove tutto si rinnova, superata la grande prova. La vera liberazione e la vera e santa unione. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Non si turbi il vostro cuore quando in quel cuore entra il suo vero amore. Solo Lui è la nostra gioia se sappiamo capire la sua vera gloria. Essa mai muore perché la vita e la nuova vita data a tutti noi dalla sua bontà infinita. E per questo viene chiamata nuova vita. La vita rinnovata è degna di quella splendida giornata. Cristo è risorto per noi, per ognuno di noi, per dirci quanto ci ama e come ci ama. Aprite le orecchie su queste parole e non aspettate le prove, perché la prova più grande è data a Lui. L'ha data a Lui, cercate di la conversione e di convertirvi. Non ci sono altre parole. La vita è un dono che Lui ci ha donato. Non usiamo l'arroganza, la prepotenza, se no rischiamo di rimanere senza. La nostra è solo ignoranza quando siamo privi di conoscenza. Quante volte noi lo ignoriamo e pensiamo che Dio è lontano e facciamo ciò che non vogliamo e Lui lo ignoriamo. Quanto è grande la nostra cecità non capendo la vera verità. Dio è solamente amore, amore vero, amore puro. E non capiamo che solamente con Lui siamo al sicuro. La nostra vita senza Lui è nulla. Noi siamo un nulla senza la Sua presenza. Non esiste la nostra esistenza, piena di stupida arroganza e privi di conoscenza. Allora cosa significa essere a Sua immagine e non privi di conoscenza? Questa nostra vita si esclude da Dio, è una bruttissima ignoranza. Lui che ha dato tutto per noi e noi cosa facciamo? Facciamo finta che non lo capiamo, ma una cosa dovete mettervi in mente. Quando Lui ha detto queste parole, voi senza di me non potete fare nulla, voi senza di me sarete nulla. Ciò significa che senza di Lui non potremo mai fare niente, perché senza di Lui, senza la sua presenza vera, tutto si annulla. Non date retta al nemico avversario che vi confonde con il vostro io, che vi inganna con il misero io, perché dove c'è l'io non c'è Dio. C'è il traditore, l'avversario infernale. Dio è solamente amore. Luce, spirito e verità, non c'è altro di più. Il di più viene dal maligno. Le sue parole che ha detto a noi sono solamente queste: amatevi l'uno con l'altro, come io ho amato voi. Non contraddite la verità vera, perché è unica e la sua sequela, e tutto ciò lo capirà l'anima che è sincera. Non pensate che non arriva niente, ma piuttosto preparatevi per il suo intervento divino e luce darà al suo vero popolo che è in cammino. Ricordate anche queste parole dette da lui: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Bisogna rinfrescare la memoria che tutto è già in atto. Lui ci ha creati liberi, ma liberi di operare il bene. Non liberi di creare e fare il male. Il male non viene da Lui, ma viene da chi è contro di Lui.
cioè il diavolo, il demonio. Ma il grande trono è suo, è di Dio, non del misero io. Riflettete e meditate queste parole, che siamo giunti verso le vere prove. E per chi non ascolta ci saranno i grandi dolori. Dio è la nostra vita, non c'è altro all'infuori di Lui e all'infuori di noi. Prepariamoci veramente con la lampada accesa, se non vogliamo avere delle brutte sorprese. Dio è vita verso il santo monte della divina salita, è tutto verso la nuova vita. Amatela al di là, perché di già loro vivono nella verità. Amen, alleluia. Santa preghiera a tutti. Dio vi benedica a tutti.